Adattarsi e padroneggiare l'alchimia di trasformare le avversità in vantaggi. Anche se non la raggiungerai mai, punta sempre alla perfezione. Un tentativo lodevole, meglio dell'ultimo. Sigrun? Come va il vostro viaggio? Abbiamo scoperto il nostro ospite, Tyr. Tyr, dici? Già, e non è nemmeno una proiezione. Non sapevo che il suo legame con il Valhalla fosse così forte. Ma in effetti è qui da più tempo di me. Affascinante. Kratos, sono felice di vederti di nuovo qui. Il Valhalla ha organizzato qualcosa di speciale per te nella sala del trono. Vedremo presto, Kratos. Lo ricordi, Kratos? Il ricordo è vivido. Un episodio noto a chiunque conosca la tua storia. Un uomo che deve prendere una decisione terribile. Sì, me ne hai parlato, fratello. Il patto che hai fatto con Ares per respingere l'orda di barbari. Quando cedetti l'anima a un dio della guerra, perché mostrarmelo? Beh, tiro a indovinare. Forse per farti sentire come quel pezzo di merda che sei? Lui è necessario. Non è nei miei piani. O è in quelli del Valhalla o nei tuoi. Almeno non mi ha sostituito. Non ancora, comunque. Sembra un vero simpaticone. Un frammento di ricordo del tuo tempo ad Alfheim. Dimmi. Chi era Kratos di Sparta il giorno in cui giurasti fedeltà ad Ares? Ero il comandante più giovane dell'esercito. Ero noto per la mia abilità in combattimento, per l'autorità sul campo, ma anche per la mia furia. Ero determinato a non perdere mai. E fino ad allora era stato così. I miei uomini mi erano leali. Quanti soldati spartani comandavi? Quel giorno troppo pochi. Quanti barbari hai affrontato? Migliaia.
Chiedo se ne valga la pena a quel prezzo. Che ne dici di un aiutino questa volta? A sinistra! Tyr, perché aiutarmi a ricoprire il tuo vecchio ruolo? Perché non farlo tu stesso? Ne sembri in grado? Per i mortali di questi regni, sono un antico mito ormai dimenticato. I giorni in cui potevo sperare di unificare i regni sono passati. Tu invece sei l'eroe del Ragnar. Sei conosciuto, rispettato. E da ciò che ho visto, per il momento sei il più qualificato. Devi solo essere pronto.
alla tua sinistra! In arrivo, da dietro! Occhio a destra! Hai paura di barattare con il Valhalla, vedo. Se non comprerai nulla, il Valhalla non ti farà passare, temo. Vale solo per stavolta, ma un po' di aiuto fa sempre comodo.
Ecco quello che il Valhalla ha marchiato per te. Dietro di te, in arrivo! Dietro di te! A sinistra, in arrivo! Tiene il conto. Bene, dovremmo poter raggiungere la prossima area ora. Non rifiuterei mai qualche aiuto temporaneo. Direi che il Valhalla è soddisfatto ora.
Sono tornato! Che emozione! Devo dire che è davvero difficile pensare a qualcosa di più stupido che giurare fedeltà ad Ares fra tutti gli dèi. Cioè, tutti i figli di Zeus fanno schifo, presenti assolutamente non esclusi. Ma Ares si vanta di essere malvagio e depravato. Però non sta a me, credo, criticare i modelli che scegli. Vedo che continui a usare le lame che ti ha dato. Puoi dire di rimpiangere davvero una decisione se continui a beneficiare delle sue conseguenze? Non lo so, chiedo per un amico. Hai mai calcolato quante persone sono morte come risultato della tua piccola collaborazione? È come osservare i granelli di sabbia sulla spiaggia, vero? Una quantità immane. Sembra che qualcuno ti abbia lasciato un regalino. Un totem simbolo della tua vergogna. Che gentile. È il momento, l'ora del tuo giudizio. E sappiamo tutti che nessuno potrebbe perdonare le tue azioni passate. Volevo chiederti, ti è piaciuto darti fuoco? È stato molto divertente. Peccato che non ho visto la fine. È una mia impressione o hai ancora della cenere sulla pelle? Non prendere decisioni affrettate solo per me. Sirena, le mie orecchie! Kratos! Canto d'attacco!
Spera! Spera! Andiamo a fuoco! Beh, questo sì che è interessante! Arpia impicchiata! Consiglio di muoverti se non vuoi che tutto diventi molto più difficile. È il bersaglio marchiato dal Valhalla! Dietro di te, Epete! Dietro, occhio! Obiettivo abbattuto! Complimenti vivissimi, assassino!
dietro di te! Consiglio di muoverti se non vuoi che tutto diventi molto più difficile. Qualsiasi cosa sia. Massima sfida, massima ricompensa. Non hai paura, vero Kratos? Cosa sceglierai, Kratos? Sono tornato, fratello. È tornato lo Spartano. Ho portato qualcosa per rendere le cose più interessanti. Non sei il solo che può avere armi di terre lontane, sai? Sei pronto? Piacevole! Difenditi! Arrivano!
Ora combatti per vincere. Fratelli caduti, mi affido a voi. Fratello, fermali prima che raggiungano Tiro. Perché l'hai fatto, Kratos? Perché hai giurato fedeltà ad Ares? Ero ambizioso, orgoglioso, odiavo perdere, agognavo il potere. Tutto qui? Ne sei sicuro? Non c'è altro? Magari una motivazione più profonda? Sarà molto più dolce. Da quello che ho visto, tu combatti meglio di lui. È tutto solo nella tua mente. Affrontiamolo. Vita e battaglie sono imprevedibili. Ottimo lavoro, ma non abbiamo finito qui. Sono onorata di assistere al tuo viaggio qui. Non c'è vergogna nel rendere le cose più semplici. Tyr non ha perso il suo smalto, ma io so che sei tu il guerriero più forte. Devo ammettere, Sigrun, che il Valhalla non è come lo immaginavo. Quella che vedi è solo una piccolissima parte. Una parte che è indipendente e separata dal resto del Valhalla.
Altrove ci sono aree molto più vaste in cui i morti risiedono. Socializzano, giocano, bevono e combattono. Ma il diritto di unirsi a loro deve essere guadagnato. I nuovi arrivati affrontano una sfida, simile alla tua, ma personalizzata per ognuno. Aiuta i morti a riflettere sulla vita che hanno vissuto. A chi è degno, a chi è riuscito a trovare la pace, è consentito passare oltre. Chi non viene a patti con la propria vita, rimane intrappolato per sempre nel suo Valhalla. Alcuni preferiscono rimanere qui a lottare. Una chiave? Del mio passato. Ha rivelato cose importanti? Solo un ricordo. Sembra che il Valhalla voglia che tu racconti una storia. Dopo. Non vedeva l'ora di riceverti. Che cos'è cambiato? Oh, non fingere di interessarti alla mia vita amorosa, fratello. Io sono interessato e tu stai evitando la domanda. Che è successo? Beh, dopo che mi hai lasciato a casa sua l'altra notte, Sigrun ha fatto una torta di camemoro e nocciole. Però io non mangio più, quindi un po' imbarazzante, ma gentile da parte sua. E? Più o meno tutto qui. C'è dell'altro. Difficile rifiutare un po' di aiuto dal Valhalla, anche se è solo per stavolta. Beh, questo è un angolo di Valhalla piuttosto insolito.
Vogliamo vedere che altro riusciamo a trovare? Attento, non sai cosa può nascondersi in quella nebbia. A destra, fratello! Non lasciarti colpire! Penso che dovremmo scegliere uno di questi forzieri. Diamo un'occhiata? Che altro è successo quella notte fra te e Sigrun? Siamo rimasti svegli fino a tardi. Io le ho raccontato storie e lei i segreti. Mi ha portato liquori alle labbra. Ma io non posso ubriacarmi, poi l'ho guardata addormentarsi. E la mattina dopo? La mattina dopo siamo stati in barca sul lago dei Nove. Era divino, fratello. Il sole si rifletteva sull'acqua, l'aria era fresca e perfetta. C'era odore di disgelo. Che cosa le hai detto? Mi conosci troppo bene, fratello. Mentre eravamo sul lago ne ho combinata una delle mie. Aiutino a breve termine potrebbe servire. Sì.
destra, fratello! Alla tua destra! Fratello, questo bastardo sta per esplodere! Alla tua destra! Pietro, occhio! A destra! Mimir, dimmi, cos'è successo fra te e Sigrun al lago? Beh, stava remando dove trovasti il suo tesoro di famiglia. Dove maledisse il fratello per un amore proibito. Esatto. Mentre passavamo di lì, ricordo di aver gioito del fatto che quel luogo fosse sommerso e che lei non potesse vederlo. E in quel momento lei si è girata e mi ha detto... Credo, Mimir, di essermi infatuata di te. Credo di volerti baciare. Davvero, fratello. Cioè, tra noi c'è sempre stato un qualcosa che non abbiamo mai potuto approfondire. Cose mai dette, ma profonde. Il fatto che lei l'abbia esplicitato così mi ha colto alla sprovvista. Arrivo! Volhelm, Gildardar!
Tiene il conto. Hai mantenuto la parola, così come il Valhalla. Bene. Direi che possiamo passare ora. Iniziamo la salita. Siamo arrivati fin qui. Ci serve qualcosa ora? Kratos, la chiave che hai trovato, di chi era? Cosa ha aperto? Era di un capitano che incontrai durante una battaglia sul mare Egeo. La sua flotta venne attaccata da un'idra. Questa chiave apriva la sua cabina. Dentro avevo sentito delle donne che urlavano. Ah sì, la storia della tua lotta con il serpente a tre teste. Se ricordo bene, ne hai infilzata una sull'albero maestro, vero? Sì, ma non è per questo che è comparsa la chiave. Per averla, uccisi il capitano. E la sua morte sembra seguirmi ovunque io vada.
Ciao di nuovo, Kratos. Sì, dai, scegli qualcosa e andiamocene. Sicuramente rimasto senza parole. Colpisci con lo scudo, forza! Oh,
tempo ci metti, più diventa difficile. Usa un'altra arma, idiota! Ne rimane solo uno. Sinistra, assassino! Arpia impicchiata! Morti! Kratos è stato qui! Fluttuante, occhio, tentacoli... No, proprio no! Dietro di te, in arrivo!
selvaggia sete di sangue puoi andare oltre. Diventa difficile. Decisioni, decisioni.
fratello. Sono tornato. È tornato lo Spartano. Che il mio accordo con Ares non derivò solo dalla sete di potere. Esatto. Raramente ci lasciamo guidare da singole motivazioni. C'è sempre qualcos'altro sotto. A sinistra! Mi arrendo, Kratos. Va bene.
Credo che tu sia riuscito a venire a patti con te stesso. Scopriamolo. Nell'acqua non ci sono solo ricordi. Esatto. Un ricordo non è altro che la nostra prospettiva su di esso. Conosci le malvagità derivate dal tuo patto. Conosci quelle dentro te stesso e ci rimugini sopra. Ma non è così semplice, dico bene? L'orda è enorme, fratello. Pensa se tu non l'avessi fermata. La nostra terra sarebbe stata conquistata. Il popolo ucciso, violato. Un popolo che il tuo esercito doveva proteggere. L'esercito guidato da te. Non sentivi il richiamo del dovere? Non hai temuto per la sicurezza della tua terra? Li hai salvati. Giustifichi le mie azioni. Il punto non è giustificarle, Kratos, ma accettarle. Accettare di aver agito in base a ciò che sapevi allora, non a ciò che sarebbe avvenuto. Le tue motivazioni e le loro conseguenze sono molto più complicate di quanto vuoi credere. Adesso hai altro su cui riflettere. Sì. Ho molte cose su cui pensare. Tornerò. E io ti aspetterò. È stato lui a mandare l'invito. Sì. E guarda, penso che Kratos possa essere sopravvissuto. Quindi stai facendo il gioco di Tyr. È tutta una sua idea. Non ha un gioco come scopo. C'è una cosa che io devo affrontare. E cosa sarebbe di preciso? Un processo. Va bene, se è utile. Mi fido di voi. Anche noi. Di voi e del Valhalla. Anche dopo ciò che ti ha fatto? Conoscevo le regole e ho scelto di infrangerle. Non me ne pento. Gli ostacoli rappresentano un'opportunità per progredire. Non arrenderti. Forse è ora per un nuovo incarico. Il Valhalla è un crocevia. Che cosa diventerai? Il Valhalla vuole aiutarti. È incoraggiante. Bell'investimento, fratello.